fatto una serie di appunti e cercare di concludere, cioè, il rischio di allungare il brodo, magari rovinando, insomma, anche perché gli interventi sono stati tutti abbastanza significativi e pieni di contenuti. Innanzitutto una breve presentazione sulla federazione che la presenta, insomma, facciamo parte del sistema Concommercio, abbiamo qui davanti il presidente Concommercio Padova, Patrizio Bertini, insomma, siamo l'associazione cooperativa enti più rappresentativa, la presentiamo un po' di casa italiana, e le associazioni di categoria hanno l'obiettivo di promuovere, tutelare e rappresentare la categoria nei confronti istituzionali, ma anche nei confronti dei media, ma soprattutto dare contenuto e assistenza alle aziende e soprattutto essere utili su aspetti molto delicati come la gestione dei contratti di lavoro, la gestione del welfare settoriale, la legislazione del settore, gli aspetti formativi di cui oggi ci è data ampia informazione. Le aziende che rappresentiamo vanno dalla grande ristorazione che abbiamo MyChef, ma abbiamo anche Ottobrini che ho sentito citare spesso, ma abbiamo anche i grandi cuochi stellati, Alaimo ne è una testimonianza, oltre a rappresentare tutti i bar, le mense, le discoteche, i venditori volibarti, i balneari, i casinò e oggi un ragionamento si sta facendo anche sulle food delivery company con questo nuovo settore che sta apparendo sul nostro mercato. Nel ragionare poi su come concludere una sessione così complessa di interventi, insomma, ho valutato quello che era l'auditorio di questo convegno, fatto soprattutto di ragazzi, dove bisogna cercare, insomma, di lasciare qualche strumento utile per il loro futuro, per cui ovviamente da evitare quelle che sono le indicazioni di temi sindacali classici che vanno dalle posizioni di minuti, di problemi, di valori o delle esigenze, quanto piuttosto dire a questi ragazzi cosa li aspetta nel loro futuro professionale con alcune riflessioni sullo stato delle competenze necessarie per il nostro settore, insomma, perché quello delle competenze è un tema che è la croce delizia dell'impresa, ma è la croce delizia anche per le imprese del pubblico esercizio, perché ci sono tanti posti disponibili, perché è uno dei settori che cresce nonostante in questo paese ci sia un problema di consumi, ma ci sono poi però pochi candidati preparati. Il Leopoldo Resta nel suo intervento dice che che la sua azienda, la MyChef, ha fame di uomini capaci. Per cui anche nella ristorazione si sta applicando e si sta verificando un mismatch tra quelle che sono le esigenze delle imprese e quello che offre oggi il mondo del lavoro, insomma, dove certamente c'è un problema probabilmente di scuola e di percorsi didattici, c'è un problema di famiglie che non riescono a trasferire ai ragazzi molto spesso quelli sono i sacrifici i nostri mestieri impongono, c'è forse qualche problema anche in termini di reputazione del nostro settore che ovviamente non sa trasferire quelli che sono i veri valori delle attività del nostro settore. E tra l'altro questa è una realtà nota, insomma, perché vi porto anche un'esperienza diretta recente, 15 giorni fa abbiamo una persona che segue Cracco per alcune cose e Cracco sta pensando di aprire a Milano una scuola di alta cucina e la mia domanda: ma caro, cosa te lo fa fare? Hai 3 ristoranti, ne stai aperto 4, l'impegno che hai sulla TV, c'è la famiglia, l'esigenza di riposo, fai una vita impossibile e vai a aprire anche una scuola. La risposta che mi ha dato: hai ragione, ma aprire una scuola oggi per chi fa la ristorazione di alto livello come la mia è un'iniziativa di autodifesa, perché quando ho bisogno di personale, se devo parlare di pasticceri, trovo di pasticcioni, visto che mi riferisco ovviamente come pasticcere, come maestro nella fattispecie di Vialetti, insomma, per cui cerco di camerieri, trovo dei ragazzi che non conoscono le lingue o le conoscono in modo approssimato, hanno un atteggiamento anche esterno assolutamente impresentabile, se cerco dei cuochi trovo ovviamente dei ragazzi molto spesso impreparati, e l'unica possibilità che avrei sarebbe quella di rivolgermi al mercato straniero dove avrei offerte dei ragazzi interessati a fare il mio mestiere. Ma insomma in Italia c'è una legislazione che impedisce l'assunzione di persone al di fuori della comunità economica europea, per cui c'è un vincolo anche territoriale e c'è un divieto di fare gli stage nelle formule in cui all'estero normalmente si formano i ragazzi del nostro settore. Tra l'altro, insomma, resta nel suo intervento, ha parlato di autogrill, della sua complessità, addirittura anche a Carmi, per dire come le aziende di fronte a un bisogno formativo si attrezzano e si organizzano gestendo proprio quelli che sono gli aspetti formativi, ma vale per il mondo della ristorazione, ma vale anche per il mondo del dettaglio alimentare in generale. La mia esperienza professionale, insomma, di gastronomo, insomma, la mia azienda per anni è stata a Pecca Milano, per cui quello che era la necessità di recuperare salumieri, macellai, pasticceri o commessi è stato un problema spaventoso,
che avevamo cercato di organizzarci, organizzandoci anche noi una piccola scuola di cucina, oggi forse su questi aspetti ci sono qualche prospettiva migliore, insomma si parla di alternanza scuola-lavoro, potrebbe insegnare ai ragazzi non solo i valori professionali ma anche i valori del lavoro, soprattutto la propensione e il rispetto delle gerarchie sul mondo del lavoro. C'è una crescita reputazionale nel nostro settore. Nel suo intervento il nostro Dandolo della Fondazione Marchesi ha criticato la spettacolarizzazione della TV, certamente è vero che ci sono gli eccessi, ma la spettacolarizzazione della TV ha anche accresciuto quella che è la reputazione del nostro settore. Se oggi gli istituti tecnici professionali, scuole alberghiere o attività simili oggi presentano una lista d'attesa di iscrizione elevata, perché ovviamente la reputazione del nostro settore è notevolmente migliorata rispetto al passato. E forse migliorata anche l'offerta scolastica, ma oggi quello che è il bisogno di professionalità nel nostro settore è una priorità. Questa priorità si sta portando anche ad una grande trasformazione negli addetti, imprenditori o lavoratori nel nostro settore. Una recente ricerca della Camera di Commercio di Milano ha documentato che negli ultimi 5 anni la ristorazione etnica in Lombardia è cresciuta del 50%. È un dato lombardo, ma io posso ritenere che questo sia un dato abbastanza diffuso nel nostro paese. E questa diffusione della ristorazione etnica pone, a mio avviso, 2 riflessioni importanti, di cui una positiva, l'altra con qualche criticità che lascia la riflessione, soprattutto dei ragazzi, insomma. Il fatto positivo è che, insomma, l'immigrazione in questo paese è un problema caldo dal punto di vista politico, molto strumentalizzato, e la ristorazione, nella fattispecie, pubblico esercizio in generale, dimostra che il nostro settore è un settore di inclusione, di aggregatore sociale, svolgendo una funzione sociale estremamente importante di integrare, di associare persone che arrivano dagli altri paesi. E in Italia sta succedendo quello che è successo agli inizi del Novecento, quando i nostri italiani sono immigrati in giro per l'America, per l'Europa, eccetera, a diffondere la cucina italiana nel mondo. Oggi subiamo un processo inverso da parte di molti stranieri che vivono nel nostro paese e che iniziano le nostre attività, quello che è il loro percorso di vita in Italia. Per cui questo è assolutamente un dato positivo. L'altro invece elemento di criticità sta nel fatto che questa forte impronta straniera di addetti nel nostro settore, parliamo di migliaia di addetti, pone a rischio anche una trasformazione genetica della nostra cucina, perché la cucina ha bisogno di 2 fattori fondamentali: le materie prime, e le materie prime grazie all'agricoltura, alla morfologia del nostro territorio e alla grande industria alimentare che caratterizza questo paese, probabilmente ce le potremo sempre anche permettere in futuro. E l'altra sono dagli interpreti. E nella misura che questi interpreti hanno sempre targa straniera, c'è il rischio, insomma, di perdere l'identità della nostra cucina, con 2 rischi, uno di carattere economico e l'altro di identità. Il rischio di carattere economico, basta paralizzare un concetto che si è visto dalla grande distribuzione organizzata, l'arrivo di Auchan o Carrefour ha aperto il mercato italiano in prodotti francesi. C'è il rischio che i pochi stranieri che operano nella nostra attività aprino il loro canale, ovviamente i prodotti di importazione andranno di notte con un problema pertanto ovviamente di concorrenza aggiuntiva, di trasformazione di quelle che sono le nostre storie gastronomiche. L'altro invece è un rischio di identità, perché si sta subendo anche una trasformazione genetica nelle ricette. Lo scriveva bene Susanna Tamargo in una preparazione di un libro di Alessandro Marzomagno, il ricettario di Casa Svevo. Tanto per una digressione, la bisnonna di Susanna Tamargo era la cognata di Italo Svevo, e nella preparazione di questo libro dice che l'uomo ha anche una memoria alimentare. E nella misura in cui l'uomo mangia quello che ha mangiato da piccolo e quello che ha mangiato i suoi antenati, c'è anche una tutela, una salvaguardia di quella che è la salute dell'uomo. Poi è una forzatura, è fantascienza, eccetera, ma in un momento in cui si approccia su questo mercato del cibo in Italia, larve, insetti, la basta food, qualche riflessione su dove stiamo andando. Propongo soprattutto ai grandi ristoratori italiani, che hanno poi anche la responsabilità di guidare percorso, è un'impressione assolutamente non peregrina che va affrontata. Però, ritornando al titolo e al tema di questo convegno, insomma, la professione gastronomo con il payoff, tuttologo, specialista, insomma,
A me sembrerebbe ovvio che oggi un performer deve essere un tutt'uomo, insomma, non solo, e qui non vorrei farmi smentire da Gasparini che ha fatto un intervento storico straordinario, insomma, perché sono andato a vedermi la Treccani, gastronomia è lo studio dei rapporti tra la cultura e il cibo, con rapporti pertanto stretti, non solo i valori nutrizionali del cibo, ma i rapporti alla biologia, all'agronomia, all'antropologia, alla storia, alla sociologia. Per cui tantissime cose parlano e discutono di cibo, insomma, non solo in termini economici, insomma, la filiera agroalimentare in questo paese vale 240 miliardi di euro, di questi 240 miliardi di euro, 120 miliardi sono valore aggiunto, di questi 120 miliardi di valore aggiunto, un terzo, oltre 40 miliardi, sono gestiti e affidati alla ristorazione e al mondo del pubblico esercizio, che ha un ruolo ancora più importante rispetto all'agricoltura in termini di fatturati e di valore aggiunto, in termini, dicevo, maggiori rispetto all'agricoltura, all'industria alimentare, alla stessa distribuzione, con 1 milione di occupati, per cui numeri importanti dal punto di vista economico. Ma oltre ai numeri ci sono anche i valori sociali, antropologici, storici, culturali, religiosi, etici, che raccontano e discorrono sui temi del cibo. Sui valori sociali, oggi basta richiamare quello che è il valore aggregante di integrazione del cibo e la convivialità, insomma, stare insieme, certamente c'è la necessità di parlarsi, di confrontarsi, di ascoltarsi, di rispettarsi, e se ci sono questi valori c'è anche la prospettiva di fare una società migliore. Società migliore su cui, su questi valori, per esempio, si sono avventati quelli che sono atti di terrorismo che hanno colpito le situazioni di consumo, mi riferisco evidentemente alle situazioni in Francia, ma che sono significative di come il fatto di un'aggregazione e di convivialità che è caratterizzata dal mondo del cibo abbia una visione soprattutto occidentale, ma vista da chi ha un'interpretazione diversa del mondo del cibo, ma che ha un grande valore sociale. E a proposito di sociale, statistiche sono state citate in data in un intervento precedente, insomma, oggi sulla rete per il 38% si parla di cibo, per il 37% si parla di salute e poi in ordine inferiore di sport e di musica, e questo dimostra il grandissimo valore e interesse che riguarda il mondo del cibo. Dietro al cibo c'è anche ovviamente la storia, l'ha ben detto Gasparini nei suoi interventi, insomma, ma la nostra cucina è caratterizzata anche dalle dominazioni straniere che nei secoli hanno caratterizzato il nostro paese. E poi il cibo è anche la definizione della geografia di un territorio. Ci sono anche molti valori etici, parlo soprattutto dei ragazzi, insomma, per cui quella che è la morale ovviamente va anche richiamata, ma non per appesantire, ma per dire perché è il grandissimo valore di etico del cibo. Parlo di un presidente che arriva da Milano, dove abbiamo avuto la fortuna di avere Expo 2015, e Expo 2015 ha lasciato in eredità la carta di Milano, dove i valori dell'ambiente, dell'inquinamento, della fame del mondo, della sostenibilità delle produzioni, delle sperequazioni, delle disuguaglianze sono stati temi assolutamente affrontati e che dimostrano il grande valore anche etico che è collegato al cibo. Infine, l'ha detto bene chi mi ha preceduto nel richiamare i valori turistici del cibo, ha fatto uno sforzo per richiamare quella che fosse la fonte delle sue informazioni, ma gliela ribadisco io, insomma, è la fonte della federazione che dice che lo straniero sceglie la cucina, è il secondo motivo per il quale uno straniero sceglie l'Italia come destinazione turistica ed è il primo motivo per il quale vi ritorna. Per cui è un grandissimo valore anche di attrazione turistica, oltre che essere un grandissimo strumento di soft power, vale a dire di quell'insieme di strumenti materiali, l'università, la cultura, la moda, i costumi, le tradizioni, il stile di vita che rafforzano il brand di un paese, sulla quale puoi costruire politiche commerciali. E per evidenziare questo valore di strumento di soft power basta interrogarsi, perché c'è una rincorsa a vedere la propria cucina riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio universale che merita questo riconoscimento. C'è stata la Francia che si è fatto riconoscere la cucina, c'è stato il Giappone, c'è stata la Polonia che addirittura è riuscita a farsi riconoscere il kimchi, che è un cavolfiore fermentato, c'è la dieta mediterranea, ma pensate all'importanza per esempio degli Stati Uniti di come marchi come Coca-Cola, Starbucks che ha aperto Milano qualche giorno fa, McDonald's, Pizza Hut, abbiano aiutato gli Stati Uniti a rafforzare la loro potenza commerciale nel mondo. Ecco, su questi strumenti l'Italia ha delle
capacità straordinarie non ancora completamente sfruttate, ma sulla quale c'è bisogno di investire e di sforzarsi. E per fare questo c'è bisogno, vengo al tema di questo convegno, di persone preparate, soprattutto adesso, dove al di là di quello che ci possiamo dire in questi convegni, registro, lo dico con grande preoccupazione, una strisciante di qualificazione della gestione del cibo nel nostro paese, essenzialmente per due motivi. Una strisciante di qualificazione. Primo, perché l'eccesso di offerta, dove a tutti è consentito di fare tutto, oppure che tutti sanno fare poco di tutto, ha banalizzato quella che è la gestione del cibo, con degli effetti che poi dirò spaventosi in quella che è la filiera di enogastronomica. Secondo, gare d'appalto sulla ristorazione scolastica, sulla ristorazione ospedaliera, dove il fattore prezzo diventa l'elemento premiante, sta banalizzando, e l'ha citato qualcuno in un intervento precedente, il cibo diventa una commodity da comprare a minor prezzo senza minore attenzione a quelli che sono gli aspetti di qualità, con i rischi poi igienico-sanitari che ne conseguono, con un'approssimazione in un paese che fa del cibo uno dei suoi assi principali, che è un'assurdità assolutamente da correggere. E questi effetti negativi stanno portando innanzitutto ad una mortalità spaventosa nel nostro settore. Adesso noi ci rivolgiamo di ragazzi che probabilmente hanno le loro idee anche di impegnarsi nel nostro settore. La prima raccomandazione è di stare a fare attenzione, di essere consapevoli delle difficoltà, perché una delle statistiche che abbiamo, lo dico con grande preoccupazione, nelle start-up nei 5 anni c'è un tasso di maturità pari al 50%, cioè attività di pubblico esercizio aperte oggi, viste 5 anni dopo, il 50% di queste attività hanno chiuso o sono state vendute, e quando c'è un fallimento di questa attività, dietro ci sono famiglie, ci sono risparmi, ci sono i fornitori da pagare, ci sono i dipendenti con quelli che sono i trami sociali che ne conseguono. Questa liberalizzazione, questa possibilità di fare a tutti in ogni situazione ha portato alla concentrazione delle nostre attività in aree particolari. Temi della Movida, non so cosa succede a Padova, io arrivo a Milano, sono i temi della Movida, è uno stress che dura tutta l'estate, con un grandissimo conflitto tra residenti e gli esercenti, che ovviamente ognuno fa la propria parte, ma perché ovviamente il legislatore non è stato capace di fare una programmazione qualitativa su quello che era l'insediamento ordinato dei pubblici esercizi all'interno del nostro paese. C'è anche un grandissimo rischio che nasce dal fatto che il nostro settore è caratterizzato da fortissime infiltrazioni malavitose. Parlo da Milano sempre, dove non passa settimana che non ci siano interventi di polizia, di confisca o di chiusura di esercizi caratterizzati da infiltrazioni malavitose, e molti ristoranti sono diventati lavanderie del denaro sporco. E per un presidente che pensa e ritiene di rappresentare imprenditori che fanno grandi sacrifici per solo per bene, è mortificante vedere il dilagare di questi fenomeni, e si spera che siano collegati ad una maggior capacità di intelligence da parte di magistratura e forze delle polizie, ma che invece forse denota anche questa approssimazione data dalla opportunità e dalla facilità con la quale oggi si apre un'attività di pubblico esercizio senza attenzione a quelli che sono i requisiti professionali e morali che impongono all'esercizio di questa attività. Dopodiché c'è una dequalificazione del prodotto, insomma, anche perché insomma, se la concorrenza la facciamo sul prezzo, c'è un uso indiscriminato di precotto, di prodotti semilavorati, facendo venire meno quello che è invece l'uso corretto delle ricette, che ovviamente si deve partire dalla materia prima offerta dall'agricoltura. Dietro a questo poi ci sono le patologie mediche, insomma, come presidente di categoria si è chiamato dal Ministro della Sanità, che mi dice che c'è una preoccupante aumento dei casi di alcolismo nei quarantenni o nei ricoveri, nei pronti soccorsi degli ospedali, nel fine settimana, di ragazzi in coma etilico, è disarmante, preoccupante, che impone anche quell'esercizio di responsabilità sociale che una federazione, una società di categoria deve saper diffondere sul nostro tra le nostre categorie, ma che dietro ovviamente c'è l'abbandono di quelle che sono le politiche commerciali di attenzione agli insediamenti, dove oggi basta avere un mini market di 20 metri che vende alcol e liquori a tutte le ore per favorire questi fenomeni, oppure il diabete, l'obesità, le malattie, insomma, che si sono collegate al mondo del cibo e che si sono sviluppate anche a causa di quelle che sono questi aspetti di qualificazione a cui facevo riferimento. Però, insomma, al di là di questo, è un settore di grande effervescenza e anche di grande spettacolarizzazione mediatica. Non so se ci sia Enrico D'Angelo, io la vedo assolutamente positiva, anche perché offre nuove opportunità di business in ordine, ma
perché insomma dà una bella immagine di quello che è il nostro settore. Però insomma c'è certamente il rischio di perdere il filo di identità della cucina italiana, ma quando quelli che sono i valori principali, che sono la semplicità, la salubrità, l'agilità, la diversità e anche la qualità. Nelle conclusioni insomma sono delle raccomandazioni da fare ai ragazzi che si sono impegnati in questo passaggio, ma sul tema Biasetto ha esposto il suo decalogo, per cui in questo contesto è chiaro che a questi ragazzi va innanzitutto detto insomma che questo settore che offre grandi opportunità solo se accompagnate da quelle che sono le caratteristiche dei sacrifici e della grinta del sudore a cui faceva il riferimento Biasetto. È chiaro che per saper far bene questo mestiere bisogna saper scegliere i prodotti, e per saper scegliere i prodotti e l'attenzione alla qualità, perché all'aereo in sé, insomma, che con le materie prime buone si fanno dei prodotti buoni, ma con le materie scarse non fai nessun prodotto buono, anche se esistono molti cuochi che riescono anche a rovinare i prodotti, ma non esiste il cuoco che riesca a fare piatti buoni con degli ingredienti sbagliati, insomma. Per cui ai ragazzi è quello di conoscere la filiera anche internazionale, girare, vedere, conoscere le lavorazioni, andare a visitare la Selecta e i fornitori della nostra filiera, conoscere le persone, i posti, cambiare, soprattutto assaggiarsi avete fatto di questo mestiere, perché dietro questo percorso di crescita nasce poi quello che è il valore aggiunto della vostra competenza, che è il saper comprare. Saper comprare non vuol dire comprare al prezzo migliore, ma saper comprare massimizzando il rapporto qualità-prezzo nei prodotti. E per far questo, ripeto, c'è bisogno insomma anche di molta gavetta, di molta tecnica, perché poi il cibo ha bisogno anche di molte cure, insomma parlo di stagionatura, parlo di frullatura, parlo di trattamenti tecnici, termici che lo valorizzano, per cui c'è bisogno certamente di competenze trasversali, quelle tecniche di cui abbiamo sentito spesso parlare in questo convegno, ma anche competenze aggiuntive per chi vuole soprattutto fare questo mestiere, in termini amministrativi, in termini finanziari, e competenze trasversali che ti consentono di saper fare i prezzi, di saper girare il magazzino, di controllare la gestione. E se sapete fare queste cose, per esempio, uno dei fattori dove il nostro settore ha una grande potenzialità di crescita, per esempio la gestione della carta dei vini. All'anno in sé, insomma, ci sono ristoranti al suo livello dove l'incidenza della cantina è superiore all'incidenza della cucina. In cucina hai 20 persone e fai un fatturato, in cantina hai una persona e fai un fatturato in tutta la cucina. È chiaro che per vendere i grandi vini devi avere la cucina apposta, ma l'importanza di un investimento sul vino è fondamentale, ed è un peccato molto spesso andare per i nostri ristoranti, vedere i vini della casa bianco, rosso, frizzante, fermo lì senza un minimo di cultura su quello che è il vino, di fronte anche ad un consumatore che dopo i fenomeni del Metanolo del 1983 ha fatto dei passi giganti grazie all'editoria, grazie anche al ruolo della ristorazione nel valorizzare le nostre produzioni. Ma al di là di tutti questi caratteristiche di carattere professionale, ha detto benissimo Biasetto nel suo intervento, questi mestieri si fanno con le competenze, ma ancora di più con la passione, con la comprensione al sacrificio, con l'ambizione, con la disponibilità alla grinta e al sudore, perché se ci sono le competenze ma mancano questi aspetti, lasciate perdere questo mestiere che richiede grandi sacrifici anche di carattere familiare, che poi ribalta grandissime soddisfazioni anche dal punto di vista economico e professionale, insomma, perché oggi all'Aimo lo può confermare, ci sono cuochi che prendono più del dirigente di banca, insomma, tanto per dare prospettive un po' di soddisfazione per i ragazzi. Infine, non me lo ero notato nei miei appunti, ma vedo anche questo collegato ai ragionamenti che alcuni docenti hanno fatto sull'opportunità di rafforzare i percorsi didattici con la creazione di una laurea in gastronomia, eccetera. Ecco, qui, e lo faccio in ogni occasione, soprattutto quando c'è il ministro a disposizione, ma ci sarà occasione a breve di poterlo fare, registro anche contraddizioni verso la dottorazione, perché da una parte si continua, e oggi abbiamo sentito l'enfasi del valore, degli asset, dell'importanza che ha questo settore, per cui abbiamo una politica che da una parte valorizza gli chef, se li porta in giro e considera la ristorazione un asset strategico per il nostro turismo, promuove il corso di laurea che abbiamo sentito poco fa, però dall'altra fa delle politiche assolutamente in contraddizione per salvaguardare un settore che avrebbe bisogno invece non di privilegi o tendenze particolari, ma di un minimo di attenzione. E questo vuol dire, per esempio, prevedere
una incentivazione anche a quelli che sono gli investimenti migliorativi nel nostro settore. Il nostro settore ha bisogno di continui e migliorie che oggi non si possono fare perché la marginalità è tendente a zero, perché ripeto sono attività dove la quadratura è molto difficile fare. Allora un minimo di incentivazione che si dà a tutti in questo paese, no? Mai una volta che vengono previste incentivazioni per la letterazione, non si interviene sulla concorrenza sleale, parallela e sleale che caratterizza il nostro settore, come proliferare di circoli privati, sagre, agriturismi o street food, dove le nostre stesse attività vengono fatte a condizioni e barriere decisamente inferiori. Per cui benvengano interventi anche innovativi nella didattica, ma prima insomma cerchiamo di tutelare, salvaguardare e allineare la normativa, almeno applicando il principio della par condicio, e poi affidarci a questo verde giovane di grande prospettiva, di grande conforto, insomma, che arriva dal grande interesse di giovani, non si mondo della ristorazione, nel mondo del pubblico esercizio, che certamente farà bene a loro, se lo fanno bene, farà bene anche al paese, perché il cibo è la storia di questo paese. Grazie, bravo.